Allora, il filato che io ho scelto di utilizzare è un filato della Tre Sfere Angora. Questo è un gomitolo da 100 grammi e misura 550 metri. La composizione di questo filato è 10% mohair, 10% lana merino e 80% acrilico. Si lavora con l'uncinetto del 2,5 o con i ferri del 3,5-4. Io comunque per la mia lavorazione all'uncinetto, dato che ho una mano abbastanza stretta, lavorerò con l'uncinetto del numero 4. Allora, lavoriamo su un multiplo di 6 catenelle. Quindi per la mia misura, che poi è la scollatura che io ho deciso di ottenere, inizierò con 120 catenelle, multiplo di 6. Allora, inizio le mie catenelle, inizio a fare il mio cappietto e vado a contare 120 catenelle. Quindi ho fatto la prima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fino ad arrivare a 120. Adesso, fatte le mie 120 catenelle, le chiudo a cerchio, quindi giro tutte le mie catenelle dritte in questa maniera. Vado nella prima, proprio nella prima catenella e chiudo con una maglia bassissima. Questa è la scollatura. Adesso mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, per iniziare con la prima maglia alta e lavoro in ogni maglia, in ogni catenella, una maglia alta. Quindi andrò a fare 120 maglie alte. Quindi facciamo attenzione a non saltare neanche una catenella, altrimenti poi non ci troviamo con il lavoro. E vado avanti così fino alla fine del giro, quindi farò le mie 120 maglie alte. Allora, finite le mie 120 maglie alte, adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Quindi qui abbiamo iniziato con 3 catenelle e chiudo nella terza. Adesso faccio una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa. Adesso faccio 2 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, lavoro un punto puff, quindi prendo il filo e porto su, filo sull'uncinetto, rientro nella maglia e porto ancora il filo su. Quindi l'ho fatto due volte, entro la terza volta, filo, rientro la quarta e rientro la quinta volta. Adesso chiudo tutte le maglie, lascio due punti sull'uncinetto, adesso riprendo il filo e chiudo. 2 catenelle di separazione, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa. 2 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa. 2 catenelle. Salto una maglia, maglia seguente, lavoro il punto puff. Quindi vado sulla seconda maglia, ho saltato una maglia, sulla seconda faccio 1, 2, 3, 4, 5. Prendo il filo, chiudo tutte le maglie, lascio due punti sull'uncinetto, riprendo il filo e chiudo. 2 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, lavoro una maglia bassa. 2 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa. 2
2 catenelle, salto una maglia e nella maglia seguente lavoro il punto puff. Questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il giro. 3, 4, 5. Prendo il filo, chiudo e adesso chiudo le due maglie rimaste. 2 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, una maglia bassa, 2 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassa, 2 catenelle, poi salto una maglia e nella maglia seguente lavoro il punto puff. 2, 3, 4, 5. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Allora, ho finito questo giro, ho lavorato il mio ultimo punto puff, 2 catenelle, salto una maglia e vado a chiudere qui dove ho iniziato con la maglia bassa. Quindi entro nella maglia bassa e lavoro una maglia bassissima. Adesso con una maglia bassissima entro nell'archetto delle 2 catenelle. E nell'archetto devo lavorare 2 maglie alte, quindi ho iniziato con 3 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro e ancora 2 maglie alte, 1, 2, 1 catenella, vado qui dove ho lavorato il punto puff, vado sotto il punto puff in questa maniera, prendo il filo e lavoro una maglia bassa, una catenella, vado nell'archetto dove abbiamo lavorato una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa, nell'archetto delle 2 catenelle lavoro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro e lavoro 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, vado sotto il punto puff e lavoro una maglia bassa, una catenella, archetto delle 2, rieccomi. Allora, io ho finito il mio giro, come potete vedere ho già messo i miei marcapunti per marcare dove devo fare gli aumenti, quindi vi faccio vedere. Io sto facendo la taglia M, ho iniziato con 120 catenelle, quindi qui dove ho messo il numero 1 sono gli aumenti, va bene? Quindi per il davanti e per il dietro, o viceversa perché poi sono uguali, ho messo 5 motivi, 1, 2, 3, 4, 5 per il davanti, 5 per il dietro e 3 per ogni spalla. Quindi qui inizio, vediamo se riesco, inizio il mio primo aumento, poi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto ho messo un marcapunti, quindi qui farò un aumento, poi 1, 2, 3 per la manica, nel quarto ho messo un marcapunti, poi ancora per il dietro 1, 2, 3, 4, 5, nel sesto marca punti e poi ancora per l'altra manica 1, 2, 3 per la manica. Qui adesso devo chiudere il mio giro, quindi faccio la mia catenella che ho già fatto e qui, allora avvicino un attimo, qui adesso devo chiudere, però non chiudo nella terza catenella in questa maniera, ma chiudo passando l'uncinetto così dietro alla maglia alta, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Perché? Perché dobbiamo lavorare adesso delle maglie alte in rilievo, quindi questa è la prima e lavoro adesso 2 catenelle.
Nell'archetto, quindi qui dove ho messo il marco punti, iniziamo a fare il primo aumento e lavoro un punto puff, 1, 2, 3, 4, 5, scusate un attimo, prendo un po' di filo, forse così è troppo vicino, non si vede. Quindi ho fatto le mie maglie allungate, chiudo le mie maglie, una catenella, vado nell'archetto ancora, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa, quindi ho fatto un archetto con 2 catenelle, una catenella e lavoro ancora un punto puff, 1, 2, 3, 4, 5. E questo è il primo aumento. Ora, una catenella, anzi scusate, 2 catenelle, e vado, qui abbiamo 2 maglie alte che forma, diciamo, il ventaglietto. Quindi vado, salto la prima maglia, vado proprio qui nella prima, cioè nella seconda maglia, e lavoro una mezza maglia alta. Una catenella. Vado nel secondo ventaglietto, quindi lavoro una mezza maglia alta nella prima maglia alta del ventaglietto, così, 2 catenelle nell'archetto, lavoro un punto puff, 3, 4, 5, 2 catenelle e una mezza maglia alta nella seconda maglia alta del ventaglietto, così. Una catenella, mi si è formato un nodino. Allora ho sistemato il filo, quindi faccio una catenella, salto il punto puff e vado nella prima maglia alta che forma il ventaglietto, quindi lavoro una mezza maglia alta, 2 catenelle nell'archetto del ventaglietto e lavoro un punto puff, 2 catenelle, una mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto, catenella, salto il punto puff, vado qui dove mi trovo il prossimo ventaglietto, vado nella prima maglia alta che mi trovo e faccio una mezza maglia alta, 2 catenelle, vado nell'archetto e lavoro il mio punto puff, due catenelle, mezza maglia alta nel nella seconda maglia alta che forma il ventaglietto. Questo poi nel prossimo giro lavoriamo sotto il punto puff e lavoriamo la maglia bassa in modo da risultare in questa maniera in rilievo. Allora faccio una catenella, vado nel prossimo ventaglietto, lavoro una mezza maglia alta, 2 catenelle, all'interno delle 2 catenelle lavoro il mio punto puff, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, mezza maglia alta nella seconda maglia alta del ventaglietto, una catenella, arrivo a questo punto. Adesso arrivo qui dove mi trovo il marco punto, vi faccio rivedere come fare gli aumenti. Mezza maglia alta, 2 catenelle, nell'archetto lavoro il mio punto puff, 2, 3,
4, 5, 2 catenelle, mezza maglia alta nella seconda maglia alta del ventaglietto, una catenella. E adesso vi faccio rivedere come fare l'aumento. Quindi facciamo una mezza maglia alta nella prima maglia alta, 2 catenelle. Quindi nell'archetto lavoro un punto puff, 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, devo fare una catenella, comunque 2 catenelle, maglia bassa, qui dopo il punto puff devo fare una catenella, comunque se fate 2 catenelle non succede niente, 2 catenelle e un punto puff, 1, 2, 3, 4, 5, sì, a questo punto facciamo 2 catenelle. E questo è il secondo aumento. Adesso una catenella e continuo a lavorare gli archetti, quindi vado nella prima maglia alta e faccio una mezza maglia alta, 2 catenelle, un punto puff all'interno dell'archetto del ventaglietto, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, una mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto, una catenella e così via. Ok, bene, arrivo qui, vi faccio rivedere ancora una volta come fare gli aumenti e poi finito il giro da sole. Allora vado nella prima maglia e lavoro la mia mezza maglia alta in rilievo, 2 catenelle. Quindi adesso qui nell'archetto lavoro un punto puff, 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle. Rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa, poi ancora 2 catenelle. Rientro ancora una volta nell'archetto e faccio una maglia bassa, quindi ho fatto un archetto con le 2 catenelle, quindi ho fatto una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa. Adesso 2 catenelle, rientro ancora nell'archetto e lavoro un punto puff, 2, 3, 4, 5. Due catenelle e una mezza maglia alta nella seconda maglia alta che forma il ventaglietto, così, ecco, e questo è il mio aumento. E adesso vado avanti con la mia lavorazione e poi quando arrivo al mio prossimo marca punti faccio un aumento e continuo fino ad arrivare alla fine del giro. Ok, allora sono arrivata alla fine del giro, adesso vado a chiudere qui dove ho lavorato la mezza maglia alta in rilievo e ho fatto le 2 catenelle, quindi chiudo proprio qui. E adesso vado sotto il punto puff e faccio una maglia bassa, faccio una catenella per alzarmi. Nell'archetto delle 2 catenelle lavoro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro nell'archetto dove abbiamo fatto una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa, quindi nell'archetto delle 2 catenelle rientro e lavoro ancora 2 maglie alte,
Vado dove ho lavorato il punto puff e faccio una maglia bassa sotto il punto puff, quindi una maglia bassa in rilievo. Adesso qui dove mi trovo il punto puff, ho lavorato le due mezze maglie alte in rilievo e in questo spazio, in questo spazietto, lavoro un ventaglietto, lavoro due maglie alte, 2 catenelle, rientro e ancora 2 maglie alte. Vado sotto il punto puff e lavoro una maglia bassa in rilievo. Qui dove abbiamo il punto puff e abbiamo le due maglie, le mezze maglie alte in rilievo che sono unite, in questo spazietto lavoriamo il ventaglio, quindi lavoriamo le due maglie alte separate da 2 catenelle, rientro ancora 2 maglie alte, una maglia bassa sotto il punto puff, 2 maglie alte proprio qui dove abbiamo questo spazietto, facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, 1, 2 e una maglia bassa sotto il punto puff. Ecco, e poi il punto puff deve risultare in rilievo. E qui lavoro il mio ventaglietto. 2 catenelle, rientro, lavoro il mio ventaglietto, 1, 2, una maglia bassa sotto il punto puff. Due catenelle, rientro, 2 maglie alte, maglia bassa, qui dove ho le due mezze maglie alte unite lavoro il mio ventaglietto, 2 catenelle, 2 maglie alte. Ecco, qui mi trovo dove lavoriamo gli aumenti, quindi faccio una maglia bassa sotto il punto puff. Qui nell'archetto delle 2 catenelle lavoro 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro nell'archetto, lavoro 2 maglie alte e una maglia bassa sotto il punto puff. Qui abbiamo le due mezze maglie alte che abbiamo lavorato, quindi in questo spazietto lavoro il mio ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, maglia bassa sotto il punto puff. Ecco, questo è il mio aumento e questo è così. Quindi vado avanti fino alla fine del giro, va bene? Quindi la lavorazione è molto semplice. Quindi nello spazietto delle due mezze maglie alte lavoro il mio ventaglio, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, maglia bassa, ventaglietto. Allora continuo e ci ritroviamo alla fine del giro. Allora sono alla fine del giro, devo lavorare il mio ultimo ventaglietto. Adesso qui ho iniziato con
una maglia bassa in rilievo e chiudo con una maglia bassissima. Adesso arrivo qui dove mi trovo il mio primo ventaglietto, faccio delle maglie bassissime e arrivo nella prima maglia alta. Quindi faccio una, vado sotto la maglia in questa maniera, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, 2 catenelle. Adesso qui dobbiamo fare gli aumenti e vi faccio rivedere. Allora entro nell'archetto e lavoro il mio punto puff, 2 3 4 5 volte il filo sull'uncinetto, le maglie allungate, chiudo tutte le mie maglie, 2 punti sull'uncinetto e adesso chiudo, 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, rientro ancora nell'archetto e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro un punto puff, 2 3 4 5. Due catenelle, vado nella seconda maglia che forma il ventaglietto e lavoro una mezza maglia alta in rilievo, qui mi trovo ancora un ventaglietto, vado nella prima maglia che forma il ventaglietto e faccio una mezza maglia alta in rilievo, 2 catenelle, nell'archetto delle 2 catenelle lavoro un punto puff, 2 3 4 5 e chiudo, 2 catenelle, mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto. Vado nel secondo ventaglietto, nel ventaglietto seguente e lavoro una mezza maglia alta, 2 catenelle, punto puff all'interno del ventaglietto nelle 2 catenelle, 2 3 4 5, 2 catenelle, mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto. Quindi ho lavorato la mezza maglia alta nella prima maglia che forma il ventaglietto, le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, quindi nella prima maglia, mezza maglia alta, 2 catenelle, punto puff all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 3, 4, 5, 2 catenelle, mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto. Vado nel ventaglietto seguente, faccio mezza maglia alta, 2 catenelle, punto puff all'interno del dell'archetto, 2 catenelle, mezza maglia alta. Arrivo qui dove devo lavorare gli aumenti. 2 catenelle, 4, 5, 2 catenelle. Quindi questo è quello che dobbiamo ripetere, questa lavorazione, fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Quindi se volete rivedere come lavorare dopo gli aumenti, portate il video indietro, perché questo è quello, tutto il lavoro che dobbiamo fare fino all'altezza degli scalfi. Ecco, mi trovo qui dove ho lavorato, dove devo lavorare il mio aumento. Quindi vado nelle
2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, vado nella prima maglia che forma il ventaglietto, lavoro mezza maglia alta, 2 catenelle, vado nell'archetto e lavoro un punto puff, 2, 3, 4, 5 e chiudo. 2 catenelle, rientro nell'archetto, maglia bassa, 2 catenelle, rientro nell'archetto, maglia bassa, 2 catenelle, rientro nell'archetto, punto puff, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto. Questo, ecco, continuo, mezza maglia alta, 2 catenelle, punto puff, 3, 4, 5, 2 catenelle, mezza maglia alta. Ecco, questa è la lavorazione che dobbiamo continuare fino agli scalfi. Ripeto, se non avete capito un passaggio, come fare gli aumenti oppure come fare il secondo giro dove, o dopo gli aumenti, tornate indietro con il video e guardate attentamente la lavorazione. Bene, ci ritroviamo quando arrivo all'altezza dei miei scalfi. Il lavoro si presenta così, vi faccio vedere, qui ancora devo fare gli aumenti. È un bel punto, a me piace tantissimo. Poi io, a me piacciono molto i punti di rilievo e penso che con questo filato, con questa lana, la lavorazione risulta è leggera, però io la trovo anche molto fine. Ok, bene, ci ritroviamo dopo. Rieccomi, arrivata all'altezza dei miei scalfi, quindi io ho lavorato per 20 centimetri, 20-21 centimetri, 20 centimetri, quindi chiudo le due parti in modo da lasciare lo spazio per le braccia. Ora l'apertura qui per la manica, la mia è abbastanza larga, quindi dopo, prima di riprendere la lavorazione della manica, se la manica, diciamo, l'apertura è troppo larga, allora prima di riprendere la lavorazione chiudo, vado a cucire qualche centimetro sotto l'ascella e poi riprendo la lavorazione della mia manica, va bene? Ora io una parte l'ho chiusa, adesso vi faccio vedere come ho chiuso le due parti. Allora sono arrivata al giro dove lavoriamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Adesso devo fare una maglia bassa in rilievo sotto il punto puff. Qui mi trovo le due mezze maglie alte e al centro delle due mezze maglie alte lavoro il mio ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Una maglia bassa in rilievo nel punto puff e adesso qui mi trovo una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa. Prendo le due estremità così, entro dentro i due archetti e lavoro una maglia alta, rientro nei due archetti, faccio ancora una maglia alta, 2 catenelle, rientro ancora e lavoro ancora 2 maglie alte, 1 e 2. Ecco, poi una maglia bassa in rilievo nel punto puff. Allora io non ho aggiunto catenelle per unire le due parti. Se avete bisogno di unire delle catenelle per ottenere una lavorazione un pochino più morbida
per il seno, ecco, se avete un seno un pochino più prosperoso, io purtroppo non ho tantissimo seno, quindi non ho bisogno di aggiungere delle catenelle. Comunque, se dovete aggiungere delle catenelle, ricordatevi che dovete aggiungere il multiplo di 6, quindi se volete aggiungere uno o due motivi, se volete aggiungere un motivo, fate 6 catenelle, 12 e così via. Comunque io penso che 6 catenelle vanno bene. Se poi avete bisogno ancora di altre catenelle, ne aggiungete, fate 12 catenelle, quindi due motivi. Ora continuo la lavorazione, adesso non dobbiamo fare più gli aumenti, e continuo la mia lavorazione in tondo, quindi vado a lavorare sempre in tondo fino ad arrivare alla lunghezza che mi piace, quindi ancora non ho deciso se voglio una maglia abbastanza lunga o un maglioncino corto. Adesso la lavorazione è facile perché non ci dobbiamo ricordare più di fare gli aumenti, dobbiamo solo fare sempre questi due giri. Allora, io adesso vado avanti e poi vado avanti per un po', quindi vi faccio vedere anche l'effetto di questo punto e poi iniziamo a fare la manica. Ok. Allora, vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Ricominciamo insieme la lavorazione e poi andate avanti da sole. Eccomi, sono alla fine del giro, quindi adesso devo chiudere qui dove mi trovo il mio ventaglietto. Quindi vado dietro alla maglia in questa maniera, prendo il filo e faccio una maglia bassissima perché adesso devo lavorare la mezza maglia alta in rilievo. Quindi faccio 2 catenelle e nell'archetto lavoro il mio punto puff. 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, una mezza maglia alta in rilievo. Salto il punto puff, vado nel ventaglietto seguente, lavoro una mezza maglia alta. Ecco, vedete, quando chiudiamo le due mezze maglie alte, poi nel prossimo giro, al centro delle due mezze maglie alte lavoro il ventaglietto, quindi faccio le due maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Allora, nell'archetto del ventaglietto lavoro il mio punto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, mezza maglia alta. Vado nel ventaglietto seguente, qui è dove abbiamo chiuso le due parti. Quindi faccio una mezza maglia alta, 2 catenelle, punto puff nell'archetto, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, mezza maglia alta. Vado nel ventaglietto seguente e faccio la stessa cosa, una mezza maglia alta, 2 catenelle e nell'archetto delle 2 catenelle lavoro il punto puff. Va bene? Quindi penso che adesso avete capito il punto e potete andare avanti da sole. E ci ritroviamo dopo. Ecco. Bene, lavorata in lunghezza la mia maglia, ho lavorato un bel po', questo è l'effetto del punto, è bellissimo. Nel frattempo comunque ho fatto anche una manica, adesso vi faccio vedere, devo lavorare l'altra manica. Allora, devo fare il giro dove lavoriamo il ventaglietto, le due maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e inserisco l'uncinetto qui dove lavoriamo le due
mezze maglie alte, quindi al centro delle due mezze maglie alte, e prendo anche dall'altra parte, quindi tutte e due i lembi. Inserisco l'uncinetto e inizio con 3 catenelle. Inserisco ancora l'uncinetto e lavoro una maglia alta, quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta. 2 catenelle, inserisco ancora l'uncinetto nell'archetto e lavoro ancora 2 maglie alte. Qui lavoro una maglia bassa in rilievo, vado sotto il punto puff. Al centro delle due mezze maglie alte lavoro il mio ventaglietto. Per l'apertura della mia manica io lavoro 9 motivi, 9 ventaglietti, quindi maglia bassa sotto il punto puff, quindi la maglia bassa è in rilievo, e il mio ventaglietto al centro delle due mezze maglie alte. 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, un po' di filo, quindi ho fatto la prima e adesso la seconda, maglia bassa sotto il punto puff, ventaglietto. Maglia bassa, vado avanti fino alla fine del giro. Eccomi arrivata alla fine del giro, adesso vado a chiudere nel primo ventaglietto, quindi nella prima maglia alta. Inserisco l'uncinetto dietro in questa maniera, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, 2 catenelle, un punto puff qui dove abbiamo le 2 catenelle del ventaglietto, due catenelle, mezza maglia alta nella seconda maglia che forma il ventaglietto, vado nel prossimo ventaglietto e nella prima maglia delle due faccio una mezza maglia alta, 2 catenelle, punto puff al centro dove abbiamo le 2 catenelle, 2 catenelle, mezza maglia alta. Arrivo alla fine del giro, vi faccio vedere come chiudo e poi iniziamo il giro insieme e poi andate avanti da sole fino alla lunghezza della manica desiderata. Allora sono alla fine del giro, devo lavorare il mio ultimo punto puff, la mia mezza maglia alta, e adesso devo chiudere. Allora filo sull'uncinetto qui dove abbiamo iniziato con le 2 catenelle, quindi inserisco l'uncinetto dietro alla catenella, prendo il filo e chiudo con una mezza maglia alta. Adesso inizio con 3 catenelle, rientro dove ho lavorato la mezza maglia alta, rientro e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro ancora e lavoro 2 maglie alte, una maglia bassa sotto il punto puff. Qui abbiamo le due mezze maglie alte, al centro delle due maglie lavoro il mio ventaglietto, 2 catenelle, 2 maglie alte, due maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e vado avanti fino a completare la mia manica. Quindi adesso lavoro in lunghezza
La mia manica, la prima manica che ho fatto, misurando dalla spalla fino al bordo 59 centimetri. Quindi vado avanti con la mia manica e poi facciamo qualcosa allo scollo, un bordo, ancora devo decidere. Comunque poi facciamo qualcosa allo scollo. A dopo. Allora, ho finito di lavorare la seconda manica, quindi sono arrivata alla lunghezza che mi serve, 59 centimetri. Quindi adesso sono all'ultimo giro dove lavoro il punto puff. Devo chiudere e chiudo in questa maniera, quindi passo l'uncinetto dietro alle due catenelle e chiudo con una maglia bassissima. Vado qui nello spazietto e faccio una catenella. Salto il punto puff e lavoro una maglia bassa. Qui abbiamo le due mezze maglie alte, quindi prendo le due maglie, vado sotto le due maglie alte, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Questo per stringere un pochino la manica. Alla fine è un pochino, vedete, un pochino larga. A me sinceramente non piace molto e quindi stringo un pochino. Voi se volete potete fare un altro bordino, scegliete voi che bordino fare. Io faccio un giro solo a maglia bassa. Quindi ho lavorato la mia maglia bassa, salto il punto puff, faccio una maglia bassa nell'archetto delle due catenelle. Adesso una maglia bassa prendendo le due maglie insieme. Maglia bassa all'interno delle due catenelle, salto il punto puff, maglia bassa, una maglia bassa prendendo le due mezze maglie alte. Così vado avanti fino alla fine del giro e poi lavoriamo lo scollo. Bene, finita la mia manica, ho fatto il mio giro a maglia bassa. Adesso inizio la lavorazione dello scollo. Allora, qui lo scollo è abbastanza largo, quindi adesso faccio delle diminuzioni. Io ho iniziato con 120 catenelle, adesso inizio la mia lavorazione e lavoro delle maglie alte in rilievo, quindi inizio da una spalla. Vado in una maglia alta qualsiasi, prendo il filo, faccio una catenella, poi vado sotto la maglia, faccio una maglia bassissima e inizio con 3 catenelle. Maglia seguente lavoro una maglia alta in rilievo, però entrando con l'uncinetto dietro al lavoro, passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo e lavoro una maglia alta, quindi una maglia alta in rilievo retro. Adesso una maglia alta in rilievo davanti, lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, la quinta maglia alta prendo 2 maglie, quindi devo fare la maglia alta e rilievo dietro, prendo 2 maglie, passo sulle 2 maglie alte, rientro dietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Ora una maglia alta rilievo davanti, quindi 1, 2, 3, 4, la quinta maglia lavoro 2 maglie insieme e prendo 2 maglie alte insieme, quindi nella quinta ho lavorato 2 maglie. E adesso ancora 1, 2, 3, 4, la quinta maglia alta, prendo 2 maglie insieme. Queste diminuzioni le faccio solo nel primo giro,
e continuo, quindi 1, 2, 3, 4 e 2 maglie alte insieme, la quinta. Prendo un pochino di filo e ricomincio. 1, 2, 3, 4 e 2 maglie insieme, 5. Vado avanti per tutto il giro. Finito il mio giro, chiudo nella prima maglia con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano, quindi qui la prima maglia è una maglia alta, rilievo davanti, e allora per chiudere la maglia inserisco l'uncinetto dietro alla maglia alta, quindi non inserisco l'uncinetto sul davanti del lavoro, ma dietro in questa maniera. Prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima, quindi la prima maglia è in rilievo davanti. Adesso devo iniziare con le 3 catenelle, la maglia seguente è una maglia alta, rilievo dietro, e quindi lavoro una maglia alta, maglia alta, rilievo davanti, e lavoro una maglia alta in rilievo davanti. Quindi adesso devo lavorare le maglie così come si presentano per, diciamo, qualche centimetro. Io adesso, man mano che vado avanti, provo la maglia, e quando arrivo a, diciamo, a un bordo, a uno scollo che mi piace, poi mi fermo. Comunque questo è il lavoro che dobbiamo fare in ogni giro, lavorare tutte le maglie come si presentano, una maglia alta in rilievo davanti, una maglia alta in rilievo dietro. Poi, finito lo scollo, nascondiamo tutte le codine, diamo una vaporizzata al nostro lavoro e il lavoro poi è pronto. Io ancora devo finire il mio maglione in lunghezza, penso che farò ancora qualche centimetro, però poi ho pensato che farò lo stesso bordino dello scollo, perché lasciarlo così a me non piace, perché qui si arrotola un pochino, quindi farò delle maglie come sto facendo qua nello scollo. Finito poi il bordo, non vi faccio vedere come riprendere le maglie perché qui abbiamo il ventaglietto, quindi lavoriamo le maglie alte sulle maglie alte. Qui abbiamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, quindi lavoro 2 maglie alte, 1 catenella e 2 maglie alte. Qui lavoro dove abbiamo le 2 maglie alte e mezze maglie alte, qui al centro lavoro una maglia alta, e poi ancora 2 maglie alte sulle 2 maglie alte del ventaglietto, una maglia alta nell'archetto e 2 maglie alte. Quindi farò in questa maniera e lavorerò lo stesso bordino che stiamo facendo qua, va bene? Poi finisco, taglio tutti i fili, nascondo i fili, lo metto sul manichino e vi faccio vedere il lavoro finito. Bene, mi sono sentita un po', come dire, in difficoltà, perché è da tanto tempo che non faccio tutorial, che non spiego, quindi ho sempre la preoccupazione che non riesco a spiegarmi bene nei tutorial. Spero che questa volta sono stata abbastanza chiara, e comunque per ogni dubbio o problema mi potete contattare su Messenger e cercherò di aiutarvi come posso. Spero anche che questo progetto, insomma, è stato di vostro gradimento, che, insomma, che vi è piaciuto, che lo volete fare anche voi. Per chi, diciamo, non è ancora iscritto al mio canale, se vi fa piacere,
iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella, perché ci saranno altri tutorial. Insomma, ho intenzione di tornare a proporvi i miei lavori, quindi farò dei tutorial. Bene, io vi ringrazio per la compagnia, vi ringrazio per avermi seguita fino diciamo alla fine del video, e aspetto i vostri lavori nel mio gruppo, il gruppo Facebook Creare Insieme a Katia Darle. Bene, io intanto vi saluto aspettando i vostri lavori con un grosso bacione. Alla prossima, ciao a tutti!